Salve a tutti ragazzi e benvenuti al 26esimo episodio della run guidata su Demon's Souls. Ragazzi, manca poco, manca veramente poco. Nel video scorso abbiamo liberato tutti gli NPC, ovvero quasi tutti. Abbiamo liberato Freyk, in caso qualcuno di voi non avesse dato tutti gli incantesimi a Freyk. Abbiamo liberato Santurbane, che è là dietro. In più abbiamo fatto i tunnel di Stonefang per ottenere l'anima del drago, del dio drago, che ci serve per uno dei miracoli e incantesimi di Yuria. Dunque, adesso non ci resta che salvare Yuria e ottenere l'anima del penetratore, anzi del trapassatore, ogni volta mi confondo. Abbiamo anche qui di nuovo il nostro amico Patches, che ci vende erbe, schegge, un sacco di robetta. Rimaniamo in forma umana, assolutamente, perché ci serve stare in forma umana. E per quanto riguarda gli oggetti, io non acquisterei nulla. Magari ritiriamo dal deposito qualche erbetta in più. Organizziamo l'inventario. Allora, mettiamo via tutto questo. E se possibile recuperiamo un po' di queste e un po' di queste. E l'inventario è pieno, vabbè, niente. Andiamo, non abbiamo nient'altro da fare, dobbiamo proseguire per il sentiero del Signore e raggiungere il quartiere dei Cavalieri. Sarà un bel percorso interessante. Dovremo poi, dopo aver sconfitto il Cavaliere della Torre, anche trovare la chiave che ci verrà concessa da uno degli ufficiali, delle guardie. Quindi avremo il nostro da fare oggi. Cercherò di andare avanti in modo molto spedito e, per essere ancora più spedito, non mi metterò a uccidere nessuno di queste melmette della falange. Andiamo per la nostra strada. Allora, qui attenzione al nostro draghetto. E tra l'altro potremmo anche, volendo, ora qui vi rimetto l'anello del dove sta? Dovrei cominciare a depositarli questi anelli, che è della magia facile. Sa quanto li tolgo al drago con un incantesimo adesso? È molto più veloce, eh? O sbaglio? Chissà se riuscirò a passare. Andiamo. Questo sono partito un po' troppo indietro. Non mi metto a raccogliere questi oggetti, eh? Non se ne parla. Ok, perfetto. Voglio vedere però quanto li levo al draghetto. Colpendolo con gli incantesimi. E smettila. Oh, mamma mia, ha cominciato ad attaccarmi a ruota qui. Allora, provo a testare il danno. Ok. Mettiamoci. Abbiamo preso 115. Lo sapete che non è neanche tanto? Con un po' di pazienza potremmo anche pensare di farla, questa bravata. Tuttavia, io non ho questa pazienza, ecco. Mettiamoci un po' di erbe crescenti. Attiriamo il draghetto qua. Eccolo che arriva. Ottimo, ho fatto fuori tutti proprio. Dovremmo stare attenti ai balestrieri laggiù, ma penseremo al momento. Aspetto a partire perché mi sono curato e voglio assolutamente arrivare lì incolume. Ci terrei non morire. Ok, andiamo. Dovremmo avere il giusto tempismo adesso, se non prendiamo oggetti e quant'altro. Ci arriviamo tranquillamente. Eccoci qua. Ah!
prendiamoli i guanti. Per fortuna questo balestiere ha deciso di non attaccarci. Molto bene. Non ci resta che l'ultima area adesso per raggiungere. Ovviamente il drago lo dobbiamo attirare, perché altrimenti saremo un po' troppo limitati nelle nostre, nei nostri movimenti da altri nemici, eventualmente. Ok, aspettiamo l'ultimo suo giro e poi prepariamoci a correre. Con la nostra stamina dovremo riuscire a attraversare il ponte in modo molto più agevole. Andiamo. Adesso il nostro personaggio non si stancherà più così in fretta. Ok. Tuttavia, siamo stati fortunati. No. Allora, non lo nego, sono stato fortunatissimo. Molto fortunato. Ok. Questo è il motivo per cui io vi consiglio di arrivare qui, di provarci ad arrivare qui in forma umana, perché un po' di danno ci sta che lo prendiate, ma mai letale, ok? Al contrario che magari nella quinta arcipiata, dove potete cadere di sotto e sprecare la vostra umanità, le vostre pietre, ecco, qui non è questo il caso. Ecco, allora qua, se non avete, come vi ho detto altre volte, ottenuto il trofeo speciale del boss, allora provate a farlo senza uccidere i balestieri. Qui invece, dato che io ho già ottenuto il trofeo, ucciderò i balestieri e lo farò in modo un pochino più agevole. Boss, d'accordo? Ecco qui il nostro bel soldatino, ma a me non interessi. Io adesso vengo da voi. Preparatevi. Uno è andato. Allora, in realtà lui con i suoi incantesimi ci può fare molto molto male. Quindi stiamo attenti. Vedete? E qua, se siamo in basso, ci prende. E se ci prende, ci sciotta, perché abbiamo poca difesa alla magia. Allora, lui qua non ci prende. Noi sì? Ma ci sono gli altri balestieri che rompono le scatole. Mamma mia. Che filo. Non nego di avere molta paura. Qui siamo più in alto, in teoria siamo salvi. Preso. Forse c'è un altro balestiere qui per le scale. Eccolo. Perfetto. Ora, qui in alto io tento di prenderlo con le magie. Non ci ho mai provato, a essere sincero. Non so se mi riuscirà neanche. Anche perché ha lo scudo, è un po' complicato. Allora, preferisco scendere dal mio classico posticino. È un rischiosetto, eh. Vediamo qua, stiamo qui dietro. Andiamo giù. D'accordo. Ora qui iniziamo un pochino a correre. Ok, cominciamo a colpirgli i piedi. Golpetti, perfetto. Ora qui comincia a fare i passettini indietro un po' fastidiosi. Avviciniamoci un po'. Ouch. Vabbè, non fa neanche così tanto danno. Non fa così tanto danno. Abbiamo abbastanza vita da reggere i suoi colpi. Molto bene. Il problema è che si è messo qua dietro, che rompe un po' le scatole qui dietro. Sarebbe più carino se si spostasse. Lo
di qui. Aia, ecco, questo l'ho sentito. Schivando tra la... cioè, se si schiva male, mi sa che si prende più danno. Non so, sapete questa cosa, io non... non ci ho mai fatto caso. Beh, lo sfondiamo, poveretto. Olè. Bene. Tutto facile, veloce e indolore. Come avete potuto vedere, uccidendo anche i balestrieri si fa proprio in scioltezza. Manca poco. Allora, anima demone di ferro che non ci interessa particolarmente. Resetto un attimino l'area. Tanto non è nulla di che. Siamo al quartiere dei cavalieri. Abbiamo tutta la nostra vita che va benissimo. E dovremo già passare attraverso la nebbia, perché abbiamo già ucciso ovviamente tutti gli altri demoni finali delle altre arcipietre. Cioè non tutti, ne basta uccidere uno in realtà per proseguire da qui. Ok, classica area che ormai conosciamo con i lupi e i vari comandanti eccetera. Dov'è? Guarda lupetto, ti aspettavo, mi sei mancato tantissimo. Ho 94.000 anime, sì, però non so quanto potrei livellare con queste anime. Quindi non ce ne non me ne faccio, cioè mi faccio un livello, capito? Non vale ora come ora non mi vale lo sforzo di andare al nexus a livellare, bla bla bla, vabbè. Andiamo. Abbiamo le palle di fuoco. Oh, carine. Se riesco a colpire. L'abbiamo colpito, sì. Va bene. Ma... ah sì, sono spariti perché ovviamente si sono spostati, no? Ecco tutti i soldatini. Cerchiamo di essere aggressivi perché loro ci attaccano per primi, ci fanno molto più male, ecco. Ci hanno molto più fastidio di quanto le farebbero se fossimo noi aggressivi. Non facciamoli curare. Erba calante. Bene bene. Ostrava l'abbiamo abbandonato, quindi... ma tanto Ostrava non si merita più alcun nostro aiuto, a meno che voi non abbiate non abbiate mancato la sua quest o la sua chiave. Eventualmente potreste in questo caso anche ucciderlo qua, perché siete con la tendenza puramente nera, non vi interessa più fare la sua quest. Potete anche tranquillamente ucciderlo e andare a fare la parte del monumentale, cioè non del monumentale, scusate, del mausoleo. Allora, qui abbiamo, mi ricordo, un bel ninja. Salve. Hai fatto una brutta fine. E siamo già a buon punto in realtà, perché da qui abbiamo tagliato un bel po' di strada. Saliamo qua in alto. Facciamo fuori lui. Ovviamente classica di fuoco. Ehi, hey, lo sapevo che eri qui. Ah, sono arrivati tutti e due? Simonelli. Vediamo il vostro scudo quanto vi ripara. Non tantissimo, eh. No, direi proprio non tantissimo. Bene. Erba nuova. Ok, io non so neanche entrare nei pertugetti, che non mi interessa. Vado diretto a sinistra, perché ho bisogno di quella chiave. Così liberiamo anche Bjorr, ci aiuterà di nuovo col trapassatore. E liberiamo Yuria. E facciamo poi il trapassatore stesso. Vediamo te come sei equipaggiato contro i nostri incantesimi. Non abbastanza bene. Direi proprio non abbastanza bene. È stato distrutto proprio. Ok. Abbiamo il nostro ninja che fa le cose belle. Ci ha anche colpito il maledetto. Vabbè. Allora io vorrei aggrare il panzone. Abbiamo aggrato, ottimo. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Lo so che vuoi prendermi.
schiviamo. Non mi fa nessun incantesimo, va bene, io ne approfitto. Qualche spezia fresca per recuperare il mana, in caso servisse, ne usiamo solo due. Tanto non siamo proprio in un'area critica, però questi balestieri li possiamo far fuori dalla distanza in modo molto semplice e veloce. Magari senza perdere il target. Ok. Vedete? Ottimo. 107.000 anime e... è successo un guaio però. La chiave non me l'ha droppata. Ah no, perché non l'ho presa giustamente. Eccola qui, chiave di ferro. Va bene. Stavo per dimenticarmi la cosa più importante per cui ero venuto. Vabbè, facciamo finta di nulla, eh. Allora, qui abbiamo nemici. Brutti e cattivi. Eh no, però così non va. Ah, pure le bombette. Vabbè, se ti piace, ma non sei un grande problema. Ah, abbiamo preso anche l'altro. Diritto. Andiamo con calma. È caduto qua. Ah, c'era il tizio qui. Beh, facciamolo arrivare. Ouch. Erba piana per noi. Un colpo a te. E anche a te. Bene, siamo a buon punto. Abbiamo già la chiave, quindi ottimo. Però non ci basta, dobbiamo anche passare. Aprire lo shortcut, eccetera, eccetera. Oh no, le bombe. Ne hai una sola però almeno, eh. Sto aspettando la palla di fuoco. Va bene. Bravo. Fortunatamente siete ancora molto deboli. Ora qui abbiamo un po' una zona critica perché dovrebbe esserci un altro cavaliere? No, qui ricordo sempre male, non c'è il cavaliere, ci sono i balestieri e poi c'è anche il cavaliere. Sì, ricordavo. Allora, io prendo un po' le distanze, se mi permetti. Vado qua, in teoria quindi dovrei essere al sicuro. Dov'è il cavaliere? Il cavaliere non ci insegue più. Oh no, eccolo. Terribile. Ai ai ai, che brutta fine hai fatto, amico mio. Mandiamo al deposito eventuali oggetti. Bene, bene, bene. Non consideriamo questa roba. Non riesco a... Sì, questo lo riesco a targettare. Quindi qui fai una brutta fine, così passo tranquillamente. Non dovrei essere colpito da dardi nemici in teoria qui. Adesso sì. Di questo. E fai scappi. Faccio un backstab a te, ce la faccio? No. Yeah. L'ho ucciso con stile. D'accordo. E ragazzi, qua siamo a il punto... Ma ti dico? A sinistra abbiamo il nostro shortcut, la nostra scorciatoia. Che dobbiamo assolutamente sbloccare. E là! Bello che quando ti avvicini poi a un certo punto si rassegna. Dico, no, ormai non ti colpisco più, dai. Lasciami stare. Allora. Erba mezza. Oh no, arrivano altri soldatini. Va bene. E non credo. Ah, stanno lì a difendere l'ufficiale. D'accordo, d'accordo. Beh, ma voi farete una brutta fine, eh. Proprio neanche vi siete... ci siete andati vicini. Allora, te che sei tutto baldanzoso, beccati questo.
Oh, che schivata. Al pelo. Bene, apriamo la scorciatoia. Non ci sono i cavalieri e nessuno che usava si porta dietro, insomma. La roba dell'ufficiale l'abbiamo mandata al deposito, ma tanto l'abbiamo già nell'inventario, il primo set. Quello completo. Ora. Ora che abbiamo lo shortcut, ragazzi, siamo a cavallo, nel senso che... Manca poco, manca poco, manca poco. Manca molto poco. Scudo Dregling. Torniamo indietro e salviamo Bjorr. Una volta salvato Bjorr e ottenuto la dovuta chiave, andremo a salvare anche Yuria di nuovo, per l'ultima volta. E poi dobbiamo fare il trapassatore. Lo faremo ancora una volta con Bjorr, che ci aiuterà, ci sarà da supporto. Sarà il nostro caro amico, fedele compagno di guerra. Grazie, la chiave di ferro utilizzata. Sentiero del Signore. Salve, sono tornato. Signor Bjorr. Qui abbiamo il nostro amichetto. Cerchiamo di non morire adesso, sarebbe un po' triste. È colpo d'ascia, complimenti. Recupero un po' di stamina. Via. Ok, ti vengo dietro. Detta così suona molto male, però... nel senso, li vado dietro. Chiave di ferro insanguinata, salviamo Bjorr. Signor Bjorr. Vabbè, raccogliamo anche gli oggettini. Andiamo anche a livellare, ci facciamo qualche livellino. Abbiamo 126.000 anime, ora cominciano... Comincerei a essere triste caso li perdessi. Quindi una volta salvata Yuria. Nexus. Livelliamo. Poi ci siamo. Bjorr. L'unica cella che non ha aperto è la sua, giustamente. Salve Bjorr. Solo seguite. Ok. Bene. È giunto il momento di andare da Yuria. Andiamo su. Adesso dobbiamo andare nella zona segreta, tra virgolette. La strega nella torre. Il motore è ancora più guaito, ovviamente, perché ci manca il trapassatore. Poi una volta che avremo sconfitto anche lui sarà più guaito, ma... Tanto una volta ucciso il trapassatore, ragazzi, non continueremo il nostro cammino. Allora, qua abbiamo... La strada segreta per la porta. Oh. Insogna. Questa è la strada per Yuria. Dovrò mettermi il set dell'ufficiale. Nuovamente. Chissà se senza copricapo funziona, mi abbassa comunque il ponte. In teoria non si vede, però dovrei averlo. Vediamo un po'. Saliamo. Sì, sì, ce l'abbassa lo stesso. Backstab. Con l'ascia. Bravissimo. Cercate di non far morire Yuri, ovviamente. Bene. Torniamo con la nostra armatura. Erba nuova. Ok, se riposa lei andrà. Ci parlo di nuovo per sicurezza.
Io non so nemmeno. Ma. Nello dei maledetti. Nello. Vabbè, quello magico. Diamoci l'anello. Quello extra doppione che io detesto avere. Ok. Non so se già da adesso Bjorn ci aiuta. Credo di no. Quindi io direi di andare al Nexus, livelliamo, tanto ci rispondono due o tre nemici, non è grave la cosa. Così ci abbiamo un po' di resistenza in più, siamo più sicuri di noi stessi. E poi pensiamo al trapassatore. Siamo a 25 minuti, quindi siamo andati avanti speditissimi. Qui, classica porta, io ve la faccio sempre vedere, la porta per le monete di ceramica, in caso qualcuno fosse interessato all'armatura c'è dietro. Ma non è il mio caso questo, quindi let's go. E andiamo al Nexus. Prepariamoci, ragazzi, siamo a uno degli ultimi scontri. Poi ne faremo uno extra online magari, per ottenere anche l'ultimo trofeo e per essere completi al 100%, diciamo. Eccoci qua. Salve, mia cara. Cerchiamo il potere. Certo che lo cerchiamo. Abbiamo due livelli. Possiamo metterli in intelligenza. No, mettiamoli a resistenza, dai. Poi quando arriviamo a 30 resistenza alzeremo l'intelligenza, ma tanto non ci arriveremo a avere questi livelli. Allora, torniamo. Anzi, prima di andare al quartiere, guardiamo Yuria, i suoi incantesimi. Non preferite la magia? No. Per me ne siete certi? Certo. Allora, impariamo. Cioè, ora non impariamo nulla. Questi sono gli incantesimi ultimi che ci mancano. Come vedete, ci manca l'anima demone d'argento. Le altre sono le stesse. Vedete che ci chiede anche lei il puro sangue come Urbane. Demone gialla come Urbane. Demone dura è quella. Non ricordo quella del demone dura quale sia. Demone dura credo sia del cavaliere della torre. Forse no. No, del ragno corazzato. Vabbè, comunque dovevamo farlo per arrivare al dio drago. Quella della fanciulla nero che ci serviva. Ce l'abbiamo. Questa ce la chiede solo lei, se non sbaglio. La tempesta di fuoco, il demone drago, e ce la chiede anche Urbane. Ci tenevo a farvi vedere entrambi adesso gli NPC, perché appunto così avete l'idea chiara del motivo per cui abbiamo bisogno di un backup di salvataggio e di non dare assolutamente in nessun caso adesso le anime dei boss ora. Prima di averle ottenute tutte. Perché appunto una volta che le avremo tutte, le daremo tutte quante a Urbane, ricaricheremo il backup e poi daremo quelle restanti a Yuria. Così avremo sia il trofeo dei miracoli che degli incantesimi sbloccato e avremo sul nostro personaggio mago adesso tutti gli incantesimi che sono veramente forti. Poi magari ve li farò vedere. Allora, ripartiamo dal quartiere dei cavalieri. Ovviamente con Bjorn il trapassatore sarà molto più semplice. Ma non dobbiamo comunque sottovalutare le insidie che il percorso ci metterà davanti. Ovviamente io sto giocando offline in questo momento perché sono almeno anche agevolato nel percorso, non mi ritrovo invasori che mi allungherebbero semplicemente i video, ecco. Non tanto, è bello essere invasi, mi piace anche a me invadere, però insomma adesso che sto registrando purtroppo devo anche tenermi un po' contenuto con le dimensioni dei file e insomma non mi va di sprecare tempo purtroppo, magari in caso morissi. Allora, qui ma ce lo facciamo a due mani questo. Olè. Andiamo. Ora, purtroppo ci rimane il pezzo più fastidioso, che è quello con tutti i balestrieri, cavalieri, bla bla bla. Però, sono fiducioso, ce la possiamo fare, ragazzi. Soprattutto se utilizziamo le magie. Molto bene. Beccati questo. Ah, con lo scudo sei riuscito a sopravvivere.
Va bene. Tu sei da solo, ma... potrei anche pensare di ucciderti così, così mi recupero anche un po' di mana. Anche tu sei qua abbastanza... Aia, ma mi ha preso. È un cecchino. Uno sniperino. Cerchiamo di non aggrare troppi nemici. No, no, not like this. Bene che vi siete messi tutti in fila. Apprezzo molto questa vostra, collaborazione. Bene. Ora è tempo di qualche spezietta. Recuperare il mana. E ora c'è il filmato, vabbè. Oh, abbiamo creato un cavaliere solo? Che bello. Sono molto felice. Allora, purtroppo ha uno scudo abbastanza fortino. Ok. Fa male. Maronne. Maronne sante. Oh, odio questi con le lance. Sono veramente troppo forti. Troppo forti. Quelli con la spada, sì, ma questi con la lancia davvero sono... troppo. Spero di attirarne uno solo. No. Missione fallita. Snake. Snake, missione fallita. Però io spero che non... E uno forse ci ha rinunciato, si è bloccato. Allora, devo approfittare del fatto che sono un po' distanziati. Allora, quello torna indietro, perfetto. No, ho sbagliato tasto. Ok. Andiamo all'erba piena al deposito. Ci rimane l'ultimo ostacolo prima del nostro trapassatore. Questi balestrieri fastidiosi. Questa pure la spada, quindi... No, non è vero. Non è vero niente. Non è vero, pensavo avesse la spada. Andiamo lì dietro. Dai. E che cazzo? Fastidio. Bene. Prendo l'erba nuova, mi prendo tutto. Minchia, morire contro questo che non andava giù proprio... Non ci stavo. Ok, erba calante. Diamoci l'erba piena. E ragazzi, siamo davanti al nostro ultimo scontro nel New Game Plus contro il trapassatore. Abbiamo anche Bjor qui che dovrebbe darci manforte. Eccolo là. Skippiamo il filmato. Facciamo un bel po' di danno. È già morto. Oh mammina. Un altro demone a terra. Oh mammina. Devastato. Devastato, ragazzi. E prendiamoci l'anima demone d'argento che ci serviva. Torniamo al Nexus. Ora, faccio vedere bene come funziona anche il backup, ve lo faccio in diretta. Se avrò modo. Allora, per fare il backup, adesso che abbiamo tutte quante le nostre bellissime anime, come potete vedere, sia di Ayuria abbiamo tutto quello che ci serve. Non date nulla, mi raccomando. Vedete, abbiamo tutte le anime, ci rimangono. Che come vi ho detto, purtroppo con
alcuni anime dei boss ci facciamo più incantesimi o più miracoli. Ne abbiamo sia per Yuria che per Urpain. Avete altri? Abbiamo tutto. Sì, ora, quello che facciamo è uscire dal gioco. Poi andiamo nella home. In caso siamo su PlayStation 5, quindi un po' l'HUD è diverso rispetto a quello della 4. Vi mostro come fare. Andiamo su dati salvati, impostazioni giochi app, dati salvati PlayStation 5, memoria di archiviazione della console, che sono i dati all'interno, e li carichiamo nella memoria di archiviazione del cloud. Ovviamente è necessario avere il PlayStation Plus per farlo. Senza pennetta non è possibile, cioè senza il Plus non è possibile fare questo backup, perché le pennette non vengono lette. Quindi carichiamole nel cloud, aspettiamo che abbia fatto. È importante farlo adesso che abbiamo tutte le anime necessarie, ovviamente. Poi riprenderemo questo salvataggio con tutte le anime e le daremo poi a Yuria dopo aver date a Urbane per gli incantesimi. Ci vorrà un pochino. Quindi, con questo backup fatto, torniamo su Demon. Ok, continuiamo. Restiamo offline, non c'è problema. Ora, siamo qui. Ora, qui siamo al Nexus, va bene. Comunque abbiamo 112.000 anime, abbiamo tutto quello che ci serve. Abbiamo tutte le anime a Urbane, quindi anima demone drago, resurrezione, cura e bandisci. Abbiamo dato tutto e adesso dovreste avere sbloccato il trofeo dei miracoli. Ricordo che Urbane è anche uno speciale che potete ottenere con l'anima demone in colore, che sono le anime che ottenete uccidendo i demoni primordiali. Non vi apparirà se non avrete almeno un'anima di un demone primordiale nell'inventario, quindi mi raccomando, fate gli eventi Pure Black. In caso non vi desse il trofeo, probabilmente per quel motivo lì non avete preso quel miracolo che non vi appare. D'accordo? Ora, una volta preso tutti i miracoli da Urbane e aver sboccato il trofeo dedicato, andiamo su impostazioni, andiamo su dati salvati, impostazioni giochi app, dati salvati PlayStation 5, memoria di archiviazione del cloud. Quindi adesso riprenderemo dal cloud il file, il salvataggio precedente in cui avevamo tutte le nostre anime dei boss. Scaricare la memoria di archiviazione della console, quindi la scaricheremo nella nostra PlayStation 5 e sovrascriveremo il salvataggio a quello che abbiamo adesso. Così riavremo appunto le nostre anime. Sì. Una volta fatto questo, daremo le anime restanti a Yuria e saremo a posto. Avremo tutto il penultimo trofeo, perché poi ci manca quello appunto per aiutare un altro giocatore. Ecco, che farò in un altro video a questo punto, perché siamo già a 38 minuti. Continuiamo. Come potete vedere, risiamo qua, riabbiamo le nostre anime, drago, rovente, eccetera. Non ci resta che andare da Yuria e acquistare gli ultimi incantesimi che vogliamo. Certo che ne sono certo. Anima demone per il sangue, per il sollievo. Maledici arma, l'anima demone d'argento. Anima demone gialla, c'è la sete di anime. L'incendio viene data dall'anima demone dura. Risucchio dell'anima dalla fanciulla in nero e tempesta di fuoco, demone drago. Grazie. Spero che la mia stregoneria possa essere. E ragazzi, ci siamo. Abbiamo appena terminato gran parte dei trofei. Se avete fatto tutto come avete fatto, come ho fatto io, ora purtroppo a me non viene la scritta perché con questo account l'ho già platinato. Tuttavia, abbiamo tutto. Abbiamo preso tutti gli anelli, abbiamo preso tutti gli incantesimi, abbiamo sbloccato tutti, abbiamo trovato tutti gli NPC più volte anche, li abbiamo liberati, abbiamo fatto tutti i trofei speciali,
Esatto. L'unica cosa che ci manca è appunto aiutare qualcuno. Ma credo lo faremo nel prossimo video, che sarà un pochino più speciale almeno, ok? Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se è stato così, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i futuri video, dato che inizieremo poi anche le serie su Dark Souls per platinarlo. Lasciate un bel mi piace se appunto questo video e anche la serie vi è piaciuta. Lasciate un bel commento per farmi sapere come migliorare ancora i video e cosa ne pensate di quelli che sto caricando. Condividete anche il contenuto per aiutare il canale a crescere, a diffondersi e per aiutare anche gli altri giocatori a platinare il gioco. Bene, da Umba è tutto. Ci vediamo alla prossima. Bye bye.